che sta firmando, per fortuna che non sono cambiali, ma cosa ti ha spinto a scrivere un libro sulla tua storia? Ma veramente io non ci pensavo, però è stata una combinazione, diciamo, di un bravo scrittore che, pensando ai nostri tempi e a quello che arriverà fra pochi giorni, cioè il 40, te sai tutto quanti anni fa abbiamo vinto lo scudetto? Nel 64. Adamo, vedi? Comunque ci arriviamo. Allora io ho consentito con piacere, perché certe cose difficilmente si ripetono, adesso purtroppo ancora meno, però insomma è sempre una soddisfazione ricordarsi i bei tempi e i successi ottenuti. Quindi io alla squadra di adesso, a chi la deve sostenere, dico che la passione deve essere, ma però concreta anche coi risultati. Forza Bologna e forza Marino Perani, grazie. Orlandi, uno dei pochi volti femminili della televisione, secondo me meriteresti la televisione nazionale. Io ti seguo da anni, mi chiedo com'è che non sei arrivata a questo. Intanto ti ringrazio dei complimenti, e poi comunque non è vero, perché adesso ci sono tante donne che si occupano di calcio, basta vedere Sky, sono più donne che uomini, ma in realtà non mi hanno mai chiamato, io non li ho mai cercati, sto bene qua, è la mia dimensione, insomma io mi trovo molto bene a Bologna. Il Bologna si salverà quest'anno? È la domanda da 100 milioni, io credo di sì, sarà una stagione tormentata, ma credo che alla fine abbia i mezzi per uscirne indenne. Stasera siamo qua alla presentazione del libro di Perani. Perani, a un giocatore di oggi, a chi potrebbe essere paragonato? A Cerci, lo dicevamo lunedì, perché a dire il vero di ali vere e pure non ce ne sono più. Cerci è un po' l'ultimo rimasto, anche se spesso lo fanno giocare anche dietro le punte. Non ci sono più le ali di una volta. Nel Bologna quello che forse gli assomigliava di più negli anni recenti è stato Carlo Nervo, però è già passato, quindi del presente è uno dei problemi del Bologna, quello degli esterni, quindi di giocatori come Marino ce ne sono pochi. Grazie. Grazie. Mitico Romano Fogli, un ricordo del 64. Ricordo del 64, ce ne sono belli, ce ne sono brutti, belli per il finale che venne fuori, e brutti il fatto del doping che successe, della morte del presidente. Ecco, queste sono le cose che più anche a me vengono alla mente. E poi oggigiorno non rivedere più i miei compagni come Alle, Bulgarelli e Furlanis. Com'è che il Bologna non ha più vinto dopo il 64? L'ha detto anche Mariolino Corso. Mariolino Corso, tempo fa, quando eravamo per Bulgarelli, un'intervista disse: il Bologna, per la squadra che era, ha vinto poco o niente, insomma, uno scudetto solo, essendo una grossa squadra, forse non al pari nostro, perché veramente loro erano al di sopra un po' anche di noi, però noi forse si giocava un bel calcio, e non per niente dottor Bernardini ci dichiarò a tutti: ma voi giocate con me come in paradiso. Queste le belle parole del dottore. Ultima domanda, Perani, siamo qui alla presentazione del suo libro, a quale giocatore potrebbe essere paragonato di oggi? Ma io direi che ali come ai tempi nostri non è che ce ne sono molti, ce lo può avere la Fiorentina con Quadrato, forse tecnicamente Marino era eccezionale, poi aveva un fisico, era un torellino. Su Quadrato forse ha un po' più di velocità di Marino, però potrebbe assomigliare, perché Quadrato è proprio un'ala vera. Grazie. Stefano Biondi, del resto del Carlino, il Bologna si salverà? Io credo di sì, credo che il Bologna abbia quantomeno in attacco una batteria di uomini superiore, nettamente superiore alla media delle altre squadre che sono impelagate nella lotta per salvarsi, e quando Pioli riterrà opportuno di sdoganare tutto questo gran numero di attaccanti, di alternarli un po' per non dover privilegiare sempre solo la fase difensiva, ricordiamo che il Bologna prendeva caterve di gol fino all'ottava, nona giornata, allora quel giorno lì probabilmente ci sarà modo per vedere anche un po' di calcio e probabilmente qualche gol in più di oggi. Movimenti di mercato in gennaio, qualcuno arriverà?
per fare movimenti di mercato ci vogliono soldi. Il Bologna non ne ha, ha un passivo di bilancio da chiudere di 3 milioni e 600 mila euro e quindi è verosimile che se ci sarà qualche movimento sarà prima di tutto in uscita. Poi con i proventi di quell'uscita lì, tanto gli uomini sono quei due o tre, cioè Coné, Cherubin e Sorensen, con i proventi di una di queste cessioni il Bologna chiuderà i conti e poi cercherà con i prestiti di fare quello che non può fare comprando. Ultima domanda, Marino Perani, quale giocatore di oggi potrebbe essere paragonato? Marino Perani oggi non sarebbe un giocatore del Bologna perché il Bologna un'ala come Marino Perani non ce l'ha, giocherebbe nel Torino al posto di Cerci. Grazie. Perani, pensando oggi, quale giocatore potrebbe essere paragonato Marino Perani? Ma penso che sia difficile adesso, perché non ce n'è più di ali destre adesso in questo momento. È difficile paragonarlo. Lui era fortissimo, perché era tra i migliori in Italia in quel periodo. Adesso chi è che è ala? Mi sa dire se ci sono delle ali? Non ci sono adesso. Cerci! Ma non lo so se sia un'ala pura. Di pure non ce n'è più, perché abbiamo sempre i due laterali che devono venire su, portare su, gli ali non ci sono più. È vero o no? Io non so. Mentre una volta c'erano veramente delle ali ed erano forti, perché io nel mio periodo ne ho trovati tanti di gente che era brava. L'ala più forte che hai incontrato oltre a Perani qual è stata? Beh, c'è stato, ho incominciato con Mucinelli, con Zulino, con Ghigia, con Amarin, con Fiorentina, con Amarin, con Zahir, con Domenghini, Mora, erano tutte ali che avevi. Quella non è ali, adesso non ci sono più queste ali che ci vorrebbero, perché è importante andare giù e poi metterlo in mezzo. Siamo qui con lo scrittore Andrea Maurizi, ma come gli è venuta l'idea di scrivere un libro su Marino Perani? Beh, perché la storia di Marino Perani è una storia molto interessante. Intanto lui è uno dei pochissimi giocatori che ha giocato quasi esclusivamente in Serie A per tutta la carriera. E poi lui ha un legame particolare con la città di Bologna. È arrivato a Bologna nel 57 e adesso a distanza di più di 50 anni vive ancora con la famiglia. E poi soprattutto è una storia bella perché è un ragazzo che fin da piccolo, fin da bambino, aveva dimostrato una grande predisposizione per il gioco del calcio. E gli zii paterni e materni entrambi erano giocatori di Serie A degli anni 20 e 30. Quindi di fatto era una sorta di predestinato, però la sua carriera non è stata facilissima, perché comunque anche chi ha tecnica, chi ha capacità, deve comunque giocare con grande impegno, perché dai campionati giovanili, dai campionati di riserve, quelli che emergono e che arrivano a diventare dei grandi giocatori sono veramente pochi. Ecco, lui è stato uno di questi perché ha coniugato una predisposizione, una tecnica, una capacità, una grande naturalezza nei movimenti, una grande armonia, però ha un carattere molto determinato, una persona che se deve fare una cosa la fa d'impegno, e questo l'ha aiutato soprattutto nei momenti difficili, sia all'inizio della carriera ma anche durante la carriera, perché lui ha avuto una carriera estremamente brillante, ha vinto uno scudetto, due Coppa Italia, ha giocato in tutte le nazionali, da quelle giovanili, nazionale militare, under 21 e fino alla nazionale maggiore. Però la sua carriera, come poi la maggior parte dei giocatori, è stata costellata anche da episodi negativi. Ecco che quindi, come la Corea, come il declino del Bologna, come Franco Colomba, la storia. Non esagerare, un pezzo di storia. Senti, Perani, a un giocatore di oggi che poteva essere paragonato? A uno di quelli che al Napoli, Caleon, Mertens, queste ali vecchio stampo. No, devo dire che sono venuto con molto piacere, perché innanzitutto perché me l'ha chiesto Marino, prima cosa, e poi diciamo che fra me e lui c'è stato il passaggio del testimone, perché lui ha smesso, io ho giocato una volta al posto suo a Torino con la Juventus e da lì è cominciata la mia carriera ed è terminata la sua, in poche parole. Quindi oltre ad averla avuto come allenatore, ho anche avuto questo episodio importante sia per lui che per me. Il Bologna si salverà? Il Bologna è in lotta per salvarsi, io da tifoso me lo auguro tanto, ma sono convinto che alla distanza ce la possa fare. Ci sono squadre che
a mio avviso non hanno le potenzialità del Bologna, anche se in questo momento può sembrare il contrario. Franco Colomba, che potrebbe essere paragonato del Bologna del 64, chi era il tuo idolo che ti ispirò? Il mio idolo era senz'altro Giacomo, che abitava vicino a casa mia, mi accompagnava al campo, quindi avevamo un rapporto anche lì da fratello maggiore lui e da ragazzino io, per cui io mi ispiravo, via, sono cresciuto così con i riflessi di quello scudetto, io ho fatto la mia carriera, però è stata la molla che mi ha fatto appassionare al calcio professionistico. Quello scudetto del 64, io avevo 9 anni, l'abbiamo sentito un po' tutti. Va bene? Jack Bonora, perché sei qui stasera? Perché mi pagano. Ah, perché ti pagano? No, sono qui perché sono amici i ragazzi che hanno dato il là a questo libro, e uno splendido rapporto anche con la tipografia che è Fotoincisa Bico, per cui mi fa piacere andare a presentare un libro per degli amici e un libro che celebra un qualcosa che forse non vedrò mai, uno scudetto, un settimo scudetto. Me l'hai visto della Virtus? Della Virtus ne ho visti tanti, sì. Devo dire, perché il primo l'ho visto nel 1979 e ne ho visti tanti dopo, ma per quanto riguarda il Bologna, quello del 64 me lo sono perso, sono nato 4 anni dopo. Oggi celebriamo un grandissimo campione che fu l'ala di quel Bologna che il 7 giugno del 64 vinse lo spareggio con l'Inter all'Olimpico di Roma, e Marino Perani, io non ho avuto la fortuna di vederlo giocare, però ho il piacere di vederlo intervistare. Il tempo ha voluto questo, spero di dare il meglio. Grazie. Il grande Franco Jalic, di quello che ti pare. No, grande di età, per il resto siamo in parità di giudizio. Dimmi un momentino. Un ricordo del 64. No, la memoria è molto lontana, però la soddisfazione di essere ancora ricordato per un certo tipo di possibilità costruttiva e positiva credo che non dia fastidio a nessuno, se non a quelli che l'hanno perso. Tu sei rimasto nel Bologna, hai fatto direttore sportivo al Bologna? Sì, l'ho fatto per un poco tempo e purtroppo si è andati in Serie C. E dopo sei finito a Bari? No, forse ero già prima a Bari, sono venuto dopo, ma non è un problema. La vita del pallone è legata ai positivi e ai motivi negativi, non sempre puoi avere positività. Un giocatore di oggi che può ricordare Perani, ce ne sono dei Perani in questo calcio di oggi? No, dei Perani ce n'è uno che si chiama Diamanti, che c'ha già un nome interessante e che mi diverte da matto perché è un mezzo matto ma con grosse qualità, però è un fatto piacevole. Grazie. Grazie a te. Ma che questa torta qui, il Nettuno, giocatore del Bologna, fantastico. Lava che fece volare il Bologna. Per due motivi. Uno, perché si è sbloccato, ha segnato e siamo certi che sia l'inizio ovviamente di un grande cammino. E se un applauso di un grande Rolando, io ti affido il microfono per un saluto a questo pubblico. Beh, allora, la prima cosa che possiamo dire credo che sia un'emozione, no? Perché qui abbiamo dei grandissimi campioni che ci hanno regalato a questa città uno scudetto. Che effetto fa? Innanzitutto sono onorato di essere qui, buonasera a tutti. È un piacere poter far parte di questa serata. E niente, da Bergamasco sono contento di essere presente insomma, a questo evento con Marino, perché insomma, penso che come me rappresenti un po' la nostra terra, e quindi il carattere del Bergamasco molto duro, molto determinato, quindi veramente grazie per l'invito e grazie a tutti anche per la voce. L'applauso per Rolando. Beh, è stato ovviamente citato da Rolando, volevo che fosse lui a farlo. Marino Perani, la serata è dedicata a lui e l'applauso deve salire per questo grandissimo favore. Con lui